Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Cicotobi e oggi sono in compagnia del mio amico Sergio. Arriciò un'altra volta. Salve. Ah, ok, io levo la videocamera. Io solo. Ecco. Ok, stiamo registrando. Allora, metti pronto e giochiamo. Inizia. Però se non metti pronto. No, io l'ho messo pronto, per un attimo mi stava... Cos'è stato? Cosa? Io sentivo bim bim bim... Cos'è? Lo Non sento niente. sto sentendo anche ora. Boh. Fai attenzione nel buio. Io non sento niente. Eh no, una cosa per le orecchie, forse era quella... Ah, la diretta, forse, sì. Ok, ci sono. Io sto arrivando. Devo guardare una cosa al Mac intanto veloce. Oh, tutto bene? Sì, stavo facendo cose che si Tossi. fanno con la bocca quando No, mangi. tossivi più che altro. Ma che stai a dire? Sì, stavi qua. Allora, io ti sto coprendo le spalle. Credici a quello che dico io senza farti le tue. Dio, stavi tossendo mezzo mezzo, eh? T'è scappato, ma tanto scappa a tutti. Eccomi, non avevo Oh mio visto. Dio, ma si apre lo stesso anche se... Sì, apri il portone, vai. Allora. Oh, Ma è già ma aperto, quante ok. videocamere abbiamo? No, 90.000. Quattro. Sì, 90.000 ne abbiamo. Cioè abbiamo il furgone pieno. Tra poco. Allora, termometro. Termometro. Ah, no, ne ho preso due. Scusami. Te l'hai No, ce l'ho preso? io. Ah, Ce scusa. l'ho Bravo, anche una videocamera io. io prendo la foto, E tu prendi il treppiedi. Aspetta, Io prendo la macchina fotografica. Così faccio le foto. però devo droppare o questo per prendere il treppiedi. Aspetta, no, 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 facciamo così. Io vado nella stanza dove ci sono meno gradi possibili. E poi ci organizziamo. Le chiavi e Ah, giusto. gli obiettivi, leggo, eh. Allora, gli obiettivi No, li leggo sono... io. Vabbè, il Leggo io. fantasma, l'acqua sporca, il crocifisso e bisogna usare l'incenso. Quindi, io butto fuori le cose che ci servono, cioè le porto fuori dal van, Le chiavi. dal coso. Tanto, intanto io vado a misurare. Allora, l'ingresso è qua. Io intanto butto le cose che ci possono servire, Aspetta, sembra. giusto. Metto l'audio al 2%. Ci Anche... sento solo se. Ok, bene. Allora, io intanto porto fuori e mi butto gli oggetti che ho in mano, per avere spazio. Metto fuori il crocifisso. Aspetta, se me lo... Poi ti metto lì fuori il treppiede. E il treppiede te e lo rivieni a riprendere? O te lo porto su io? Perché io volevo prendere il termometro. A me il termometro mi serve sempre. Guarda, butto qui fuori, così ci sa, subito davanti alla porta, il crocifisso e il lettore MF. Ok? Poi cosa faccio? Prendo la fotocamera, poi metto fuori anche il tre... Ma dai, non ci credo. Guarda te sto bastiano che sta muovendo la porta. Io comunque ho già tanto dove è il fantasma. Dov'è? Sopra. Nella prima porta sopra. Ok, dammi un attimo, sto mettendo fuori E tutti gli poi mettiamo il oggetti. treppiedi. Ma se mettiamo. Ah, scusa. Allora, tu porti il treppiedi. E poi Te l'ho messo lì, io devo prendere i miei oggetti, non c'ho niente in mano. Cioè, prendo io la macchina fotografica, la prendo e quasi quasi anche il termometro. Anzi. Sì, no, che fa? Lo prendo il termometro? No, prendo il libro. Se è evidenziato dov'è, almeno ci sarà una prova in più, no? La fotocamera ce l'hai, la videocamera, per sì, fare... ce l'ho, guarda te
Sesto Bastiano quando come chiude. Aspetta però, se te, scusami, se ti hai buttato il termometro lo prendo io, così. Vai. Perché io voglio star sicuro, capito? Perché... Oh, aspetta, fermo, eh. Voglio vedere quanta... Vai, ho piazzato la cam. Attività? Vediamo se la posso vedere di già, eh. Webcam. C'è. Aspetta, Se ok. vedi la porta si muove. Sto Bastiano ora non lo vuole far vedere. Però, guarda. Io ho un oggetto in Guarda. mano, ecco, è vero. Vai. L'hai Lui è posizionata proprio intimidito. davanti, eh? Sono sciappare in faccia. Va bene, allora andiamo, dai. Non facciamo così, andiamo, va. Senti, io lo sai che si fa. Il termometro lo tengo. Prendi l'MF se puoi, il cosino questo. No, scusa, in realtà qualcuno di noi deve prendere l'incenso. Ah, madonni quanti problemi però. Cioè, ma Che perché non porta fanno più l'incensino? spazio? Perché non fanno più spazio? Vabbè, te cosa c'hai in mano te? Il termometro buttalo. L'accendino. Lo prendo io il termometro. Prendi l'incenso. Ma non so dov'è l'incenso. È qua su. Questo. Non c'è. Sì. Ah, eccolo. Allora butto il termometro. Perché quella scatola è il sale quello sotto, capito? Il sale è quello sotto. Capito? Infatti mi sembrava... Non so come lo accendi, ma lo accendiamo lì. Ce l'hai la Ho torcia? capito forse come funziona. Veramente tipo io devo droppare l'incenso. Cioè non droppare, lo devo piazzare e poi con No, non lo so, poi si l'accendino. guarda. Guidami, vai, perché non so dove... Il fantasma è di qua. Guidami. Ah, nella prima stanza su a sinistra. Esatto. Vieni. Arrivo. Madonna, mi ha fatto prendere un infarto con la luce. Ok. Ogni tanto qua muoveva la porta, ora non so se c'è Ma più. a me mi spenge la torcia comunque. Lo so, Chi ha l'ho acceso la accesa. luce in L'ho corridoio? accesa io. Ah, così mi fa cagare sotto però. Un attimo, se... Aspetta. Arrivo, eh. Un attimo. Sergio, mi senti? Sergio? Che è successo? Scusa, mi avevano chiamato. Continuo. Dicevamo, ok, scusami, è sempre di nuovo per l'interruttore. Sei te che... Sono io. 11. Allora, io aprirei qui. Ah! Ho purificato l'aria. In realtà non è vero, non ho purificato una seppia perché c'è il fantasma. Sta già... Aspetta però, io intanto metto temperatura di congelamento perché l'ho vista, mi è sceso a meno 11. Entriamo nella stanza? Però l'acqua sporca, Sergio, l'acqua putrida. No, cerchiamola. No? Vabbè, cerchiamola. Tanto il bagno dovrebbe essere qua. In una di queste, io guardo qui, mi affaccio, ovviamente. Sì, perché i fantasmi si... No, 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 non lo so, fermo. No, ma perché i fantasmi si mettono sempre nei bagni, o mi chiedo, vicino ai bagni? Guarda se è qui il bagno. C'è il bagno? Sì, è qua. Però non c'è il lavandino. No, c'è di là. No, non c'è. E qua non c'è l'acqua pulita. Aspetta. Gira, sarà qui dietro. C'è? Si apre. Oh, l'ha aperto lui. Sì, l'hai aperto te il rubinetto? Sì, però l'acqua è cosa. Io non capisco l'acqua putrida cosa significhi. Di solito l'acqua pulita è quando ci sono i fantasmi o
Sì, ma allora qui io mi ricordo in questa mappa, ce n'erano altri. Oh, questa l'hai aperta te? Dimmi, l'hai visto? Sta aprendo la porta. Oh, ci sto prendendo per il culo, eh. Sì, lo so. Sta facendo il paraculismo. Ma mi guardi se qui ci sono altri bagni, per favore? No, dove stai andando? Oh! Ma sei andato giù! Ma Ho capito, ma giù non ci sono bagni. torna su, io sono qua su da solo! Dove sei? Aspetta, vengo giù anch'io, andiamo, andiamo, No, dove vai? Di qua, ci sono altre due porte. oddio, io l'ho visto! Mi sembrava, no, Che scusa. E fai? guardavo, mi sembrava di averlo visto. E guardiamo tutto il corridoio. Oh, lì ci sono delle chiavi, prendile. Anzi, le prendo io, sono una prova. Molto importanti queste. Attento. Allora, accendiamo Ma la non è torcia. che sta vecchia? No, fermo. Qui ci sono delle chiavi. Sono importantissime queste. Possono aprire una porta. Vieni con me. Corridoio è buio. Arriva. No, questa non è la letto. Dove sono le torce? Il coso per accendere. Eccolo Un'altra, no. Di qua c'è un'altra porta. Ma non credo che sia lì. Proviamo. qua. No, non è il bagno, è un'altra camera da letto. Che palle, ma sta casa è piena di camere da letto, ma chi ci viveva? Boh. Ecco, forse qui. Che cavolo è questo? Qua c'è anche una rivista dove c'è una Eh sì, copertina. quante porte, Dio buono! Guarda Senti. che è lì il bagno. No, io sento il rumore dell'acqua, però lo sento più lontano. Oh, E infatti questo qua che cos'è? è un bagno. Ma chi è che chiude sempre questa? Sei te? Ah, forse siamo in due. Nessuno. Aprila solo te. Ok. Ah, non, C'è ecco. l'acqua putrida. Dobbiamo attirarlo di là perché quando lo facciamo arrabbiare lui viene. Andiamo. Torniamo di là? Tanto Sì, i bagni secondo abbiamo me. evidenziato dove sono, no? Giusto? Giusto. Oh, ma io non lo metterei mai davanti alla porta un mobile grosso così. Te ce lo metteresti? Cioè, Ma anche no. nemmeno ci passi. Ho capito che questa mappa è fatta con i piedi. Scusa se lo dico. Scusatemi, creatori, ma ho ragione. Oh, il bastiano. Oh, io sentivo il battito per un attimo. Ma sbaglio o qua era acceso? Lo sai? Non lo so. Senti, andiamo dentro. Lo chiamiamo. Andiamo. Ma io che cazzo fai? No, che ne so io come si Secondo chiama? me lui è nell'armadio. Vieni con me. Apriamo. Vieni qui vicino. No, sono io che ho chiuso per sbaglio, no? Ma non si apre questo. Sì, richiudilo. Così mi fai cagare sotto. Allora, io direi di metterci nell'angolo qui della scrivania. Ok. Ok, non è qua dentro. Oh, che è questa polvere? Ah no, so le torce dopo un po'. Purifica l'aria, vai con l'incenso. No, non posso più purificarla perché l'incenso è diventato nero. Vuol dire che è acceso. Non è acceso. Perché prima ho fatto un fumo bianco, poi ho cliccato F Va bene, e ha fatto un aspettiamolo. fumo. Fatti vedere!
Dacci un segno. Oh! Oh mio Dio! È un vecchio, gli ho fatto la foto. Vieni qua! Fatti vedere! Dacci un segno! Fatti vedere! Vieni qua! Accendi le luci! Aveva una mazza in mano, comunque. Era un vecchio. Secondo me ora poi usciamo e guardiamo in bagno, perché secondo me c'è l'acqua cattiva. Oddio, che palla! No, non posso rispondere, dai, cioè, uno che registra non può rispondere. Abbiate pazienza, ora vi rifiuto, anzi, no, non posso mutare perché c'ho te. Ora mi arrivano le chiamate, scusami Sergio, fatti vedere. Dacci un segno! Accendi o spengi le luci! Ha aperto la porta? No, era già aperta. A te ti ha spento la luce un attimo, comunque. Spegniamo le luci. Tanto c'ho il flash della videocamera. Spengi, spengi. Ah, sì. Cotti! Fatti vedere! Dacci un segno! Comunque l'ho sentito anch'io, ho sentito un boato. Sì, ma infatti io gli ho fatto la foto, io ce l'ho la sua foto. Dacci un segno! Fatti vedere! Spengi le luci! Lo sa, sarebbe da andare a prendere il libro e metterglielo, perché se scrive abbiamo una prova in più. Ti fai vedere? Vabbè, Sergio, sai si fa. La porta è aperta. Andiamo, anzi, ti affido. Vuoi andare in bagno a vedere se c'è l'acqua putrida e fare la foto da solo? No, no, non ci vado. Allora vengo anch'io. Quindi andiamo nel bagno qua. Si fa la foto e ce ne andiamo. Tanto noi si sa dov'è, abbiamo fatto la foto, i soldi ce li danno, quindi possiamo andare. Ma se ce ne andiamo? Cosa? No, la foto io. Aspettami. Fermo, 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 mi sono incastrato, fermo. Puoi accendere una luce magari? Un corridoio. Allora, io voglio andare qui in bagno però, perché se ci ha Ci lasciato. spostiamo. Aspettami, eh. Oh, non si accende. Comunque è uno stronzo, scusa, ecco, vabbè. Cioè, nemmeno l'acqua putrida. Io me ne vado. Tanto sto bastiano. Io l'acqua putrida non l'ho trovata. Io la foto le l'ho fatta. Voglio vedere la foto. Fai J e guardatela. Oh, ma la sanità mentale te è comunque bassa, cioè 53. Allora, la foto l'abbiamo. No, non ci credo. Cosa? Quello È proprio quello lì che non volevo vedere. la faccia a maiale? No, quello lì con la faccia mezzo scheletro. Ma c'è una faccia un po' che è un maiale, non lo vedi un po' sfrittellata? Allora, No, non l'ho vista ricapitoliamo. Cosa ha fatto sfrittellata. lui? Ha tirato oggetti? No. Io non l'acqua, io non l'ho trovato. Io volevo andare col libro. Io comunque metto il libro spiritico e le sfere di luce. Le stai vedendo dalla videocamera? Sì. Sì. Scusa, ma secondo te è un Yurei? No. Cioè. Cioè, mi devi dire le caratteristiche per dirti cos'era. Cioè, io Allora, metto. aspetta. Un'ombra non potrà mai essere. Revenant, forse un Revenant. No, secondo me è un fandom. Aspetta, aspetta. Le prove sono. Allora, sarà un Phantom. Potrebbe anche essere un G. No, un gin, dici? No, Secondo me, no. No, penso sia leggimi le criminalità. caratteristiche, io te lo dico. Perché lui Aspetta. ci stava, ci voleva attaccare, però è scomparso. E secondo me io lo sai cosa metto?
Io metto che è uno Yurei. Vabbè, vai, il nostro obiettivo è finito. Vai, chiudi e si finisce. Vai. Cioè, ma io sono sempre quello che ha la sanità più bassa. Ma poi non conto, era brutto. Senti, era molto, molto, molto brutto. Però c'è una cosa. No, 30 dollari. Ah, io ne ho 50. Oh, io ne ho 40. Anche Livello 2 te? però. Oh, era uno Yurei, eh? Abbiamo vinto. Te l'ho detto che erano Yuri. Infatti abbiamo indovinato. Ah, io sono a livello Vinciamo. 3. Sì. Oh, io c'ho 60 euro. Allora, compriamo Sì, Allora, principalmente, quanti soldi hai? io ho 30. 30, quanto costa? Ah, ok, bravo. Allora, comprati il treppiede. Sì. Io ho 60 euro, compro una. No, basta videocamere, ne abbiamo anche troppe. Va. Io aggiungo tutto quello che ho. Una live action camera, livello 8. Un glow stick, vabbè. Ma il glow stick non serve una seppia. Un microfono. Un sensore luce di infrarossi, livello 6. Io, calmanti, livello I 5. calmanti però li Io ci mettiamo sono quando quasi. siamo. Sensore sonoro, livello 7. Sensore di movimento, livello 6. Torcia potente, 50 euro. Io te la potrei anche comprare. La prendo? Allora, io posso. Lo facciamo così. Noi abbiamo due treppiedi e abbiamo quattro fotocamere. Ne compro un altro. E ne compro due, tre, vai, ne ho comprati. Ora li aggiungo, così, 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 ok, così, così, Quanti così, treppiedi abbiamo? così, così. Perché è giusti per le videocamere, eh? Allora, io seleziono il contratto, Street House, secondo me metto. È una casa a due piani con sei camere da. No, no, troppo, troppo, troppo. Ridge Road Street. No, un piano io la voglio. A un piano. Due è troppo difficile. Vabbè. Ho preso quella, dai, tanto mi dispiace dire e ti ci mando a te a guardare dov'è. Comunque, se. Vai, fai pronto. Inizia. Notoriamente i fantasmi prendono di mira chi sta sotto la luce troppo a lungo. Oh, la sanità mentale, mantieni la sanità mentale alta, stando alla luce, eh. Cioè, a te te l'ha abbassata tanto, comunque. Però ci abbiamo indovinato, siamo stati molto bravi. Lo sai perché ci hanno dato tutti quei soldi? Perché l'abbiamo indovinato. Comunque sono contento che ora siamo diventati molto più forti con gli acquisti e tutto. E ora abbiamo anche Comunque, più Sergio, a me soldi. sta piacendo tanto, registrare insieme a te. Giocare a questo gioco perché mi dà molta molta Perché poi ti ricordo che noi due siamo in due e tu, la prima volta che ci hai giocato da solo. però oh, quattro fotocamere, quanti treppiedi ci sono? Quattro? Leva, attento. Sì, quattro. Ha visto che bravo che sono stato. Allora, Vai, sei Sergio, grande. allora te lo sai che fai, ti prendi la tua torcia, il tuo termometro, quel che vuoi. Così poi io vengo, ti porto le fotocamere e le piazziamo. Vai, si fa così. Se non ti dispiace, eh. Io dovrei andare un attimo in bagno, ok? Arrivo, va bene, Sergio?